Buon pomeriggio, Eccellenza. Grazie della sua presenza, benvenuto tra noi. Stiamo vivendo questa giornata di inizio anno. Si apre oggi il percorso dei gruppi di ascolto di quest'anno. Attraversiamo il Vangelo di Luca, tenendo in particolare sullo sfondo la domanda: come attraversa Gesù i tempi della crisi? Come stare in preghiera con Gesù nel tempo della prova? Che il nostro sia un tempo di crisi è un dato che riconosciamo da molti fattori, con le grandi tensioni che il nostro mondo attraversa. Anche noi impegnati nel cammino dei gruppi di ascolto, nel nostro piccolo, riconosciamo i segni di affaticamento, forse di un po' di scoraggiamento che la vita ecclesiale in Occidente vive da tempo, ma insieme a questo condividiamo con la Chiesa il desiderio di ricominciare sempre di nuovo, di riprendere il cammino dietro il Maestro. Sederci attorno alla parola di Dio che vive e respira nelle scritture bibliche ci rimette in forze e ci accende incontro alla testimonianza di come è bello vivere nella fede. Le chiediamo quindi una parola che ci orienti sul sentiero che anche quest'anno condividiamo e la ringraziamo di quello che ci consegnerà. Prima della benedizione conclusiva, gli animatori qui presenti riceveranno dalle sue mani il mandato per il loro prezioso impegno di servizio. Rinnoviamo così il nostro desiderio di essere discepoli di Gesù, testimoni e narratori del suo amore che orienta e sostiene anche nei tempi difficili. Grazie Don Paolo, grazie a tutti voi di essere qui. Condivido con gratitudine la preghiera, la responsabilità verso la parola di Dio che a voi è consegnata, la consolazione di essere convocati per parlare di Gesù, per aiutare anche altri a riconoscere la verità di Gesù, a incontrarlo. Perciò preghiamo insieme volentieri in questo santuario in cui Maria ci accoglie, ci insegna come conoscere Gesù e parlare di Lui. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Quando la tua sapienza, mio Signore, vide che il mondo vuoto restava senza amore, ne fece la dimora di un uomo e di una donna, ne fece la dimora di un uomo e di una donna. Quando vedesti l'uomo, mio Signore, vinto dal suo peccato, vagare senza meta, ancora più l'amasti, e a lui venisti incontro, ancora più l'amasti, e a lui venisti incontro. Mentre la tua parola, mio Signore, come una luce amica, guidava i nostri passi, colmava i nostri cuori di fede e di speranza,
colmava i nostri cuori di fede e di speranza. Ci sediamo. Il tuo bastone e il tuo vincastro, Signore, mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore. Il tuo bastone e il tuo vincastro, Signore, mi danno sicurezza. In Israele è grande il suo nome, la sua dimora è dimora di pace. Dio è conosciuto in Giuda. In Israele è grande il suo nome, la sua dimora è dimora di pace. Fate voti al Signore nostro Dio e adempiteli. Tu sei terribile, chi ti resiste? Quando si scopre. Fate voti al Signore nostro Dio e adempiteli. Dal Vangelo di Luca. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi
nel vostro cuore. Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto». Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Cosa decisiva della fede della Chiesa, del cammino di fede dei discepoli, del gruppo di ascolto che si trova a meditare, a pregare, a imparare la parola di Dio, la cosa decisiva della comunità cristiana è l'incontro con Gesù risorto, vivo, presente. Questa pagina del Vangelo, come tante altre pagine che raccontano della presenza di Gesù risorto tra i discepoli, è una pagina drammatica. Questi discepoli sono spaventati di fronte alla manifestazione della presenza di Gesù risorto. Sono turbati. Devono compiere un itinerario per riconoscerlo. E la pagina immediatamente precedente a questa, quella che racconta dei discepoli in cammino verso Emmaus, scoraggiati, delusi, e poi entusiasti, e poi illuminati e motivati dall'incontro con Gesù riconosciuto allo spezzare del pane. Ecco, queste sono le pagine drammatiche, come quelle degli altri
evangelisti. I discepoli di Gesù dicono, ci ha parlato, ci ha spiegato le scritture, ma poi noi l'abbiamo riconosciuto allo spezzar del pane, come in questa pagina è presente, e però sono spaventati e lo riconoscono perché vedono le ferite, perché si ferma a condividere con loro qualcosa da mangiare. E dunque noi siamo chiamati a sperimentare questa presenza di Gesù risorto che è, dobbiamo prevedere, sconcertante, motivo di turbamento. Quando ci troviamo per il gruppo di ascolto per leggere una pagina del Vangelo, se tutto va via troppo tranquillo, se tutto procede come previsto, forse vuol dire che stiamo leggendo un libro, che stiamo facendo una lezione, che stiamo condividendo dei pensieri o delle emozioni, ma Gesù è lì. E la sua promessa nel Vangelo di Matteo è questa: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E questa presenza ha a che fare con la carne. Toccatemi, guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Questo aspetto della presenza del risorto così concreta, così toccabile e nello stesso tempo così misteriosa, così poco riconoscibile. Questo è il mistero della scrittura. Questo è l'esperienza del gruppo di ascolto, come della celebrazione dell'Eucaristia, dove evidentemente la presenza dei segni eucaristici, del pane e del vino, ancora di più mette alla prova e provoca a riconoscere, l'abbiamo riconosciuto nello spezzare del pane. Dunque, la prima parola che voglio dire a voi che fate parte dei gruppi di ascolto, che siete gli animatori, le guide, la prima parola è questa: che il Signore vi dia la grazia di toccare la carne del risorto. Sembra una parola paradossale, il risorto è una carne, un corpo spirituale. Eppure Gesù dice, guardate, toccate. E cosa tocchiamo noi? Abbiamo questi due segni principali, il Vangelo e l'Eucaristia. Sono due realtà anche fisiche, se vogliamo, ma sono un accesso al mistero di Gesù. Ecco, un gruppo d'ascolto non è un gruppo di autocoscienza, non è un gruppo di condivisione di pensieri o di emozioni. È un radunarsi per toccare la carne del risorto nella pagina dei Vangeli. Questo dunque che vogliamo sempre tener presente, un'esperienza di incontro con Gesù, vero, vivo, presente, risorto. Nel gruppo d'ascolto, evidentemente, le cose che per prima cosa si percepiscono sono chi c'è, chi non c'è, in che casa siamo,
qual è il testo che dobbiamo prendere in considerazione, qual è il sussidio. Quindi abbiamo giustamente attenzione a tutti questi aspetti. E io ringrazio gli animatori che si preparano per offrire degli strumenti a tutti gli altri. Però sempre dobbiamo tenere presente che il cammino, l'esercizio della lettura, della esegesi, del commento ha questo obiettivo. Gesù è qui. Gesù ci parla attraverso questi strumenti semplici, accessibili, che sono le pagine del Vangelo, le pagine della Scrittura. Ma la carne di Gesù, nella tradizione nella tradizione cristiana e anche il Concilio ha messo in evidenza questo parallelismo tra le Scritture e l'Eucaristia, come per dire che sono tutte e due percorsi verso la verità dell'incontro con Gesù. Ecco, la prima cosa che voglio dirvi, che voglio raccomandarvi, è proprio questa, che il gruppo d'ascolto sia un gruppo che riesce a incontrare Gesù. E il secondo pensiero che voglio dirvi è che questa parola del Vangelo che abbiamo ascoltato, questo gruppo di discepoli incerti, un po' spaventati di incontrare Gesù, può avere un parallelismo, questa è la pagina conclusiva del Vangelo di Luca, ma possiamo fare un parallelismo con la pagina iniziale del Libro degli Atti, dove si parla di questo gruppo d'ascolto, potremmo dire, che è il luogo nella stanza del piano superiore, dove i discepoli erano concordi e perseveranti in preghiera con Maria, la madre di Gesù, e altre donne. Ecco, e cosa avranno fatto queste presenze nella stanza al piano superiore in questi giorni di attesa dello Spirito? Credo che siamo autorizzati a immaginare cosa avranno detto questi discepoli insieme a Maria, di che cosa avranno parlato. Ecco, io penso che sia legittimo immaginare che hanno parlato di Gesù, della storia di Gesù, di come Maria, la madre, ha vissuto la vita di Gesù, dalla sua nascita, dai suoi anni a Nazareth, dal suo ministero per le strade della Galilea, della Giudea, fino alla sua passione, morte, risurrezione. Ecco, a me pare che sia bello raccomandarvi questo percorso di leggere le pagine del Vangelo con l'animo, lo sguardo di Maria, la madre, per la quale la predicazione di Gesù, il comportamento di Gesù, non è mai stato uno spettacolo da osservare da fuori, ma è sempre stato un coinvolgimento profondo. Come avrà vissuto Maria l'ascolto dei discorsi di Gesù, la sua presenza a Cana di Galilea, il suo itinerario in Giudea, i suoi contrasti con le autorità del Tempio
e del popolo, la sua popolarità, ricercato da tutti, e la sua impopolarità, l'abbandono da parte di tanti. Ecco, un gruppo d'ascolto, oltre che cercare la concretezza dell'incontro con Gesù, deve farsi istruire da questa donna di fede che guarda Gesù con lo sguardo di madre, oltre che di credente, che di discepola. Il secondo pensiero dunque è questo: imparare da Maria a leggere le parole che Gesù ci dice. Il terzo pensiero è che il gruppo d'ascolto potrebbe essere paragonato a una obbedienza a quella parola che Gesù dice: voi però restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Cioè Gesù, ascendendo al cielo, entrando nella gloria del Padre per sedere alla sua destra, dice: sì, dovranno essere predicate la salvezza, il perdono a tutte le genti, però prima state in città. E difatti nell'inizio del libro degli Atti Gesù ripete la stessa cosa: pregate, state in attesa che venga lo Spirito di Dio. Ora, un gruppo d'ascolto credo che possa proprio essere un'obbedienza a questa parola. Aspettate. La prima cosa da fare per la missione non è darsi da fare, non è prendere iniziative, ma è lasciarsi rivestire di potenza dall'alto, ricevere, invocare e ricevere lo Spirito di Dio. Naturalmente non siamo gente che pensa prima bisogna prepararsi e poi si può essere evangelizzatori, perché nessuno mai è preparato. Allora l'evangelizzazione non comincerebbe mai. Se dovessimo dire prima preparatevi e poi predicate, è una dinamica più complessa, più che va avanti in modo sincronico. Bisogna prepararsi, bisogna meditare, bisogna fare il gruppo d'ascolto e nello stesso tempo bisogna essere annunciatori. Però ecco, queste parole di Gesù dicono che il gruppo d'ascolto in qualche maniera è un'obbedienza a Gesù, non è lobby di qualche parroco o è un'iniziativa diocesana che dà tante cose così, suggestioni. È per dire che Gesù ci comanda di essere evangelizzatori, ma nello stesso tempo di fermarci nella stanza al piano superiore per essere perseveranti e concordi nella preghiera insieme con Maria. Ecco, le due cose vanno insieme, non sono prima e dopo, ma certamente sono necessarie entrambi. E qualche volta ho l'impressione che quel clima talvolta un po' di aridità o persino un po' di scoraggiamento che c'è, che talvolta si respira nelle nostre comunità, sia dovuto proprio a questo, che l'impegno, l'iniziativa, le cose da fare, le emergenze sono sempre in primo piano. E questa parola di Gesù che dice: no, però prima fermatevi, prima aspettate, ecco, questa sia un po' dimenticata, e allora l'attività diventa un po' attivismo, l'impegno diventa un po' protagonismo, e poi appunto, essendo che i risultati non sono mai quelli che noi aspettiamo, perché è soltanto Dio che fa crescere, e noi ci scoraggiamo, e tanti
cristiani impegnati, generosi, sono però anche un po' tristi, un po' depressi, perché dicono ci impegniamo, non vogliamo venir meno, però non abbiamo la gioia, perché la gioia viene da quel mistero dell'incontro con Gesù che fa vedere come tutto coopera al bene di coloro che amano Dio. Quindi non solo il risultato brillante e soddisfacente, ma anche i momenti di fatica, anche le delusioni, tutto coopera al bene di coloro che amano Dio. Dunque questa prima fermatevi ad aspettare di essere rivestiti di potenza dall'alto è un'indicazione di quella priorità della dimensione contemplativa della vita, della preghiera, del celebrare come momento originario della vita cristiana, che io vorrei particolarmente raccomandare nella proposta pastorale di quest'anno. Ecco, in conclusione, io vorrei dire che questi tre pensieri, quello dell'incontro con Gesù, con la sua carne, con la sua risurrezione come presenza reale, lo sguardo di Maria come punto di vista per interpretare bene il mistero di Gesù, questa priorità, questo invito di Gesù a sostare. Ecco, questi tre punti. Vorrei poi dirvi la mia gratitudine per quello che fate. A me sembra che il gruppo d'ascolto sia una delle forme con cui si manifesta l'originalità cristiana, e voi siete, diciamo, testimoni di questa originalità. Cioè, in un contesto in cui sembra che tutti devono gridare, tutti devono farsi notare per qualche espressione clamorosa, ecco, il gruppo d'ascolto è un convenire discreto in cui si pongono le domande, si cercano le risposte, non si grida, si parla, si coltiva la conversazione. È in un contesto in cui sembra che non si riesca più a parlare se non per litigare, ecco, voi siete capaci di coltivare un parlare che è un confronto, che è un ascolto, che è un dono reciproco, condividendo quello che lo Spirito vi suggerisce. In un contesto in cui sembra prevalere il sospetto e la paura verso gli altri, per cui la sicurezza è chiudersi in casa, non lasciare entrare nessuno, difendere la privacy, ecco, voi siete gente che dice no, possiamo trovarci a casa mia, siate benvenuti. In un contesto in cui si fa fatica a pregare, in cui sembra che la città non preghi più, non abbia più bisogno di Dio e della preghiera, voi vi trovate per pregare, cioè non solo per fare un ragionamento su un concetto o su una pagina, ma per trarre spunto dalla pagina che leggete, per riconoscere Gesù presente e pregarlo. Ecco, questi aspetti dell'originalità cristiana, che è capace della conversazione, del parlare con franchezza, libertà e rispetto, del pregare insieme, dell'accogliere persone in casa, no? Questi tratti un po' singolari del gruppo d'ascolto, ecco, mi sembrano un segno che voi siate capaci di porre e di cui io vi ringrazio. Dunque questo vi chiedo, aiutatevi e aiutate
a incontrare Gesù, il risorto, a leggere la vicenda di Gesù con lo sguardo di Maria, a vivere questi momenti di incontro come un momento di grazia in rapporto anche all'evangelizzazione, cioè alla missione che poi vi aspetta. E siate benedetti e siate ringraziati per queste forme così originali di vita cristiana.
È il momento in cui l'Arcivescovo consegna il mandato a tutti gli animatori e ci muoveremo in questo modo. Durante l'invocazione allo Spirito partirà il primo coro dal fondo, verrete all'interno e poi tornerete dall'esterno. Dopo il primo coro, anche compresi coloro che si trovano nel transetto. Terminato il primo coro, secondo coro, quello che abbiamo nominato secondo coro, dal fondo, rientro dall'esterno e poi dopo anche i fratelli e le sorelle del transetto. E dopo la consegna del mandato a tutti, reciteremo la preghiera che l'Arcivescovo ha scritto per noi. E vedrete che a un certo punto c'è scritto tra parentesi nome del gruppo, degli amici, delle amiche del gruppo. Quindi lì lasceremo, quando arriviamo alla recita comune, in quel punto ci fermiamo, lasciamo un po' di silenzio, ciascuno di noi pensa alle persone che frequentano il proprio gruppo. Quindi preghiamo nome per loro. E poi dopo qualche secondo ripartiremo con la preghiera insieme. Ci alziamo. Discendi Santo Spirito, le nostre menti illumina, del ciel la grazia accordaci, tu creator degli uomini. Chiamato sei Paraclito, e dono dell'Altissimo, sorgente limpidissima, d'amore fiamma vivida. I sette doni mandaci, onnipotente Spirito, le nostre labbra trepide, in te sapienza attingano. I nostri sensi illumina, fervor nei cuori infondici, rinvigorisci l'anima nei nostri corpi deboli. Dal male tu ci libera, serena pace affrettaci, con te vogliamo vincere ogni mortal pericolo. Il Padre tu rivelaci, e il Figlio l'Unigenito, per sempre tutti credano in te Divino Spirito.
Preghiamo insieme. Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Mi indicherai la via della vita. La tua parola sia come una pioggia che feconda i nostri deserti, come un fuoco di cui ardono i nostri cuori, come l'abile mano del vasaio che dà forma alla nostra povera argilla. Invoco con tutto il tuo cuore, rispondimi, custodirò i tuoi decreti. Ascolta le nostre domande, vieni in aiuto alla nostra debolezza, rasserena le nostre inquietudini, risolvi i nostri dubbi, abita i nostri silenzi, per te il silenzio è lode, il nostro ascolto non sia solo parola, ma anche commozione, la nostra comprensione non sia solo intelligenza, ma anche conversione, e noi ti possiamo adorare in spirito e verità. Il nostro convenire sia benedizione, e ciascuno trovi il tesoro nascosto nel suo campo, e fondi il tuo spirito di sapienza e di consolazione per tutti, in particolare. Insieme. Il nostro convenire nel tuo nome sia fraterno, desiderabile, ricco di frutti. Amen. Rendici, o Padre, attenti e docili alla voce interiore dello Spirito, perché ogni nostra parola concordi con la tua verità e ogni atto si conformi al tuo divino volere, per Cristo nostro Signore. Amen. Invoco per tutti voi, per tutti coloro che voi raggiungerete, la benedizione del Signore. Incoraggio il vostro servizio a vivere e a proporre nelle vostre comunità questa forma singolare, promettente, di ascolto della parola, di preghiera condivisa, di comunicazione nella fede. Invoco per voi la benedizione del Signore e invoco la benedizione del Signore anche per coloro a cui ho affidato l'apostolato biblico, alcune presenze che da anni si dedicano a questo, come Don Gianfranco e Padre Gianfranco e altri collaboratori. E poi Don Paolo, che è stato incaricato di recente, Don Davide, che è appena arrivato con questo compito tra gli altri compiti del suo ministero, e così tutti coloro che lavorano sia per diciamo l'ufficio di curia dell'apostolato biblico, sia sul territorio per tener vivo questo modo di condividere la fede. Per tutti voi, con molta gratitudine, invoco la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi accompagni sempre con la sua grazia, vi ricolmi sempre della sua gioia e vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. I cieli narrano la gloria di Dio, e il firmamento annuncia l'opera sua.
Alleluia, 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 alleluia. Il giorno al giorno ne affida il messaggio, la notte alla notte ne trasmette notizia. Non è linguaggio, non sono parole di cui non si oda il suono. I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera sua. Alleluia, 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 alleluia. La legge di Dio rinfranca l'anima mia, la testimonianza del Signore è verace. Gioisce il cuore a suoi giusti precetti che danno la luce agli occhi. I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera sua. Alleluia, 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 alleluia.